Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. La Grecia presenta la richiesta di aiuti al fondo ESM. Pensioni 6 milioni con meno di 1000 euro al mese. In Tunisia un muro contro il terrorismo. Arrivata l'annunciata richiesta di un programma di sostegno dal governo greco al meccanismo europeo di stabilità, Atene chiede prestiti triennali senza però precisare l'entità della somma. Senza un accordo, domenica sera Atene sarà fuori dall'euro. Siamo stati usati come cavie e soldi solo alle banche, ha detto in mattinata il premier Tsipras dall'Europarlamento annunciando il taglio delle pensioni baby e la riforma dell'IVA. Le pensioni fotografano lo stato dell'Italia, 6,6 milioni di pensionati non arrivano a 1000 euro al mese, peggio, 1,9 milioni non supera neppure la soglia dei 500, e quanto emerge dai dati dell'INPS. La crisi economica in Italia ha colpito soprattutto la fascia di popolazione con redditi più bassi, la quota di persone povere è passata in 6 anni dal 18 al 25% della popolazione, dagli 11 ai 15 milioni. Il premier tunisino ha annunciato la costruzione di un muro di 168 km tra la Tunisia e la Libia per impedire l'infiltrazione di terroristi libici nel paese già scosso dagli attentati. I lavori di costruzione del muro dovrebbero concludersi prima della fine del 2015. La barriera sarà alta 2 metri e si estenderà per 168 km. Resta in carcere Massimo Bossetti, l'operaio accusato di aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio. Lo ha deciso la Cassazione, respingendo un nuovo ricorso della difesa. Per il muratore si è aperto qualche giorno fa il processo davanti alla Corte d'Assise di Bergamo. È lui l'unico imputato per l'omicidio della ragazza. La prossima udienza è prevista il 17 luglio. Ancora caldo record sul nostro paese, anche se da questa sera una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà un cambio delle condizioni meteo. Si tratterà però solo di una tregua. Tuttavia la perturbazione avrà il merito di far scendere la calura che attanaglia l'Italia, previsti temporali anche di forte intensità. Il leader del mondiale MotoGP, Valentino Rossi, arriva in Germania nel fine settimana, carico e voglioso di ripetere il successo ottenuto in Olanda 2 settimane fa.